Ciao a tutte, buonasera. Non mi vedete, ma vedete il mio amico Stefan. Ciao. E allora ho pensato questa sera di intervistare Stefan. Stefan, hai voglia di farti intervistare? Sì. Sei sicuro? No. Vabbè. Allora, prima di tutto ti volevo chiedere, perché è una mia fissazione, di che segno sei? Scusa? Di che segno sei in tedesco? Sternzeichen. Cucchiaino. No, dai, Steph. Di che segno sei? Ma lo sai dire in italiano il tuo segno zodiacale? Non lo so. Gemini e Gemile? No. Gemelli. Gemelli, gemelli. E l'ascendente? Scorpio. Scorpione. Scorpione. Pensi di avere un carattere carino? Io? Yeah. Boh. Qualche volta. Pensi è facile avere a che fare con te? No. Non è Perché facile. tutte Non è le facile. ragazze. Sai perché? Perché? Perché tutte, te lo chiedo. Ti faccio questa domanda perché tutte le ragazze mi scrivono commenti sotto i video e mi dicono: "Ah, carino Stefan, sicuramente buono, una persona buonissima." Ecco, allora chiedo direttamente a te, sei buono? Non è facile. Quanti secondi resiste una persona insieme a te? Senza diventare una bestia. Ok, Secondi? minuti, boh. Minuti? Minuti? 300 minuti. 300 minuti, vabbè, come la batteria di una videocamera, la batteria del mio Esatto. cellulare, va bene. Tu sei di questa città? Adesso? Lo so, Francoforte. Stai disimparando l'italiano alla velocità della luce e questo non mi piace. Vabbè. Allora, di dove sei? Da, woher kommst du? Francoforte. Ah, e che ci fai a Düsseldorf? Non lo so. Dai, come sei arrivato a Düsseldorf? Con mamma e papà. Con mamma e papà, che bell'italiano. Hai fratelli? O sorelle? Un fratello. E io? E un fratello e una sorella Ecco, speciale. grazie. Che lavoro fai? Sono un regista. No, No? sei una Oh no, regista? uno. Cool. Come ti chiami, Stefania? Vedi che significa non sapere l'italiano. È un pulcinella, sì. Tu sai spiegare che cos'è un pulcinella? Oh, è difficile. In italiano, una parola maschio, ma con A, in the endo, Alla endo? fine. Alla fine, con un A alla fine, è un pulcinella. Perché Pulcinella è famoso? Allora, per me, tutte parole così, per me, è un Pulcinella. Questa è una cosa che ha inventato Stefano. Quando Stefano la prima volta ha visto una parola maschile, ma che finisce con la A, per esempio dentista, artista, Regista. regista, allora lui ha inventato il nome Pulcinella e lui mi chiede sempre: "Vale, questa è una parola Pulcinella?" Ma sì, però io non mi ricordo più perché Pulcinella e non un'altra cosa, un altro nome. Perché è un Eselsbrücke, è facile. Perché Ah, perché Pulcinella Pulcinella è un è maschio? un Sì, maschio. scusa. Ma anche tu non ti ricordavi.
Dai, e quindi che lavoro fai? Designer. Fai il designer? Faccio design di tutte cose, la vita, la pubblicità. La pubblicità, vestitini. Fai per bambini. Fai vestitini per bambini? Con pupazzetti? Con pupazzetti, sì. Pupazzetti tipo, per esempio? Un pupazzetto carino come un gattino, un orsetto, cose così. Stefan, mi dici i nomi di animali che tu conosci in italiano, per favore? Pipistrello. Strello? E la moglie pipistrella, orsetto, cototto. Chi è un cototto? Un cototto? Un cototto è così. Un cototto è un coniglio, perché a casa mia mio fratello quando era piccolo diceva cototto. È una parola di Emiliano. Che animale è? Un maiale? No. Un elefantino. Elefantino. Una zanzara. Una zanzara. Come si dice spinne in italiano? Spinne? Un spinne. Spinne. Un ragno, ma per te non è un ragno, per te è un... Ah! Io ho paura dei ragni, no. Va bene. Dai, e poi conosci i nomi di altri animaletti? Un pesciolino, un animalino che fa arf arf. Un cagnolino. Cagnolino, sì, gatto, cagnolino, una mucca. Schildkröte. Tartaruga. È un animale che fa. Oh! Un asinello, una papera. Troppo carino. Un animale per andare? Un animale per andare. Fede. Un cavallo. Ah, ma sei bravo. Un cavallo. E? Schlange, serpente. Schlange e serpente. Un'altra domanda, Stefanino, quante lingue parli? Niente. Dai. È tedesco, inglese, un pochino di italiano e un pochino di giapponese. Come hai imparato l'italiano? Come? Così così? No. Come significa vi? Ma in tedesco è possibile, se io rispondo così così, come, wie, warum. Aber jedenfalls, wie hast du italienisch gelernt? Ja, con te. Hai imparato bene? Qualche volta. Va bene. E io e te insieme, che lingua parliamo? È una mistura di inglese, italiano, tedesco. In stage. Anche francese qualche volta. Un pochino, sì. Ma un pochissimo francese. Stefan, c'è un gruppo musicale tedesco che tu puoi consigliare alle ragazze italiane? Consigliare? No. Come no? Dai! Ma non è bello! Mi piace Tokotronic o... Kraftwerk. Einstürzende Neubauten.
cose così, è pochissimo vecchio. È nena. Nena? Va bene. Senti Stefano, questo video è finito. Allora è ciao. Finito. Ciao. Perché non grazie. C'è più tempo. Ciao. No. Ciao. Ciao. Sei felice di aver fatto un video? Sì. Che pensi delle ragazze su YouTube che ti dicono che carino, che dolce, voglio anche io uno Stefanino? Tutto esagerato. Ciao Stefano. Ciao. Fai ciao con la manina, mi dai la manina. Ciao. Ah. Basta, fine del tempo. 3 secondi, 2, 1. Ciao.